Scende dall'autobus, dalla porta centrale, forse inciampa, cade a terra e il mezzo la travolge con la ruota posteriore che le trancia una gamba. È la cronaca di un terribile incidente avvenuto poco prima delle 10 del mattino nei pressi di Piazza Salvo d'Acquisto nel quartiere Brecce Bianche ad Ancona. La dinamica esatta è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Ancona, ma stando a quanto ha riferito il conducente del mezzo di linea 46 che da Tavernelle fa il giro in centro e giunge poi a Brecce Bianche, l'anziana signora sarebbe scesa dall'autobus senza impedimenti e sarebbero stati gli altri passeggeri ad avvertire il conducente del dramma che si stava consumando sotto il mezzo che stava ripartendo. La donna ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Torrette rischia di perdere una gamba. È stato lo stesso conducente a chiamare i soccorsi, come riferisce il presidente di Conero Bus, Sandro Simonetti. L'azienda è vicina alla famiglia della signora perché il fatto è increscioso ed è molto serio. Dal punto di vista della conoscenza, il conducente sostiene di non essersi accorto di nulla ed è stato avvertito dai passeggeri dell'accaduto dopo aver ripreso la via, insomma dopo la fermata. Questo è quello che in questo momento conosciamo. Lo stesso conducente ci dice di aver chiamato con sollecitudine il 118 e hanno prestato subito i primi soccorsi e la signora era lucida, nel senso che ha dato lei le generalità e i numeri dei familiari.